Al via nei prossimi giorni la nuova campagna di scavi archeologici al castello di Ceparano sopra Marzeno. Come per il castello di Rontana, anche per Ceparano gli scavi sono organizzati dall'Università di Bologna e dal Dipartimento Storia, Cultura e Civiltà. Coordinatore il professor Enrico Cirelli, che ha dato il via al progetto nel 2018. Quest'anno aumenteranno i giorni di ricerche sul campo da parte di professori e studenti. Risale al 970 la prima menzione della fortificazione. Nei secoli successivi è stata al centro di diverse contese. Gli scavi in questi anni hanno riportato alla luce le mura, due aree cimiteriali e un'area abitativa piuttosto ampia. Abbiamo quattro settimane di scavo e una di rielaborazione dei materiali, quindi quasi 35-40 giorni di lavoro. E vogliamo approfondire bene tutti gli aspetti delle abitazioni del castello che abbiamo scavato negli anni passati, quindi riportare alla luce questa grande domus anche negli ambienti nelle fasi più antiche, e poi vorremmo capire bene l'estensione della superficie dell'area sommitale della rocca. E questo è un anno importante perché dal prossimo cercheremo poi di pubblicare tutti i risultati, quindi vogliamo veramente organizzare tutto lo scavo in funzione poi di raccontare la storia di questo castello in maniera non definitiva, perché è chiaro che ogni volta che poi si portano nuovi dati scavando cambia un pochino, però un racconto l'abbiamo già costruito, adesso vorremmo pubblicarlo. Il castello di Ceparano è appunto molto più grande di quello che inizialmente si pensava. Ecco, vi concentrerete anche sugli ambienti più lontani a quella che era conosciuta come la Torre di Ceparano, oppure è ancora presto? No, allora, gli spazi delle case e del circuito murario sono fuori da quella che era l'area conosciuta come parte della Torre di Ceparano e quindi che delimitano un po' il castello. Però la collina opposta, quella più occidentale del castello, noi abbiamo già fatto tutta una serie di rilievi e è un'area privata, diciamo che non porteremo le ricerche ancora di più in quella superficie, e forse ci riserviamo nei prossimi anni di ottenere anche tutte le autorizzazioni e la concessione per poterci lavorare. In questo momento rimaniamo nella zona della collina orientale, dove si sviluppano anche diverse zone del castello. Già abbiamo visto nel passato, dal bronzo recente, quindi ci sono fasi di occupazione molto antiche, dal XII secolo a.C., con fasi di trasformazione, una importante fase repubblicana che abbiamo intercettato in vari segmenti, e poi una fase romana importante, una villa, insomma, una struttura rurale con anche ambienti produttivi, e poi il castello. Quindi diciamo che in questa zona c'è una complessità del sito piuttosto importante, già da sola ci aiuta a ricostruire la storia di questa comunità.